siccome siamo tanti, vi chiedo un minimo d'attenzione più che altro perché sennò rimbomba. Il livello base purtroppo è già full, quello avanzato invece per chi si vuole incidentare, se intende un po' con il computer, internet, inizierà a novembre e ci si può tranquillamente registrare. No, pensato, quello base è già full. Non lo rifarà un altro base? Rifaranno un altro sicuramente, credo ad anno nuovo, però a gennaio, febbraio. Comunque voi ogni tanto, magari una volta al mese così, date un'occhiata e viene ovviamente tenuto in aggiornamento sulle date di uscita, eccetera. Se siete poi interessati, c'è l'email, lo scrivete a noi e noi vi inseriamo. Okay. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, sempre collegata a questo, da quest'anno la Zanichelli ha fatto un accordo con la Smemoranda, quindi siamo in partnership con le agende Smemoranda, che per il primo anno abbiamo l'app dell'agenda multimediale per il professore, che si può tranquillamente scaricare o sullo smartphone o sul tablet o iPad. Qual è la comodità? Innanzitutto funziona come una vera e propria agenda, quindi c'è l'orario settimanale, potete creare la disposizione dei banchi, e l'altra cosa positiva è che quando la Zanichelli organizza un corso di aggiornamento vi arriva direttamente la notifica sull'agenda. Quindi voi basta che andate su insegnanti, agenda, poi mettete se voi avete un iPad o un tablet, Google Play o App Store, scaricate l'app e a quel punto lì ci avete tutto lì. Ok? Ok. Adesso veniamo a noi. L'obiettivo dell'incontro, sì, è quello sempre della formazione in generale. Allora, siccome parliamo, diciamo, più in linea generale, direttamente di una casa editrice, che sarebbe appunto la Zanichelli, cerco di, ovviamente chi ha i libri in adozione, ovviamente cerco di fargli vedere magari dei passaggi se ancora non fossero chiari. La cosa positiva è che comunque anche chi avesse i libri di Zanichelli, ovviamente, in adozione, può tranquillamente registrarsi, tranquillamente sempre tutto gratuito, e in base alla materia di insegnamento vengono comunque dati tutti i servizi da quest'anno per un tempo limitato, diciamo circa 6 mesi mi sembra, e può usufruire di tutti i servizi come se ci avesse il libro in adozione. Quindi può vedere tutti gli ebook della materia, può scaricare le verifiche, creare le verifiche, e dopo vedremo tutti i vari servizi. Ok? Allora, il primo passaggio è sempre quello di registrarsi a Mai Zanichelli, a differenza di quindi basta scrivere Mai in inglese Zanichelli. Ok, il primo risultato è quello corretto. Sei nuovo? Benissimo, ci iscriviamo. Il sito Mai Zanichelli è importante non solo per voi docenti, ma anche per i vostri ragazzi, perché ovviamente a maggior ragione chi ha il libro, che usano i libri Zanichelli, possono registrare il loro libro su Mai Zanichelli e quindi possono avere l'ebook, possono iscriversi alle classi virtuali se avete intenzione di crearle, che poi dopo lo vedremo. Possono fare i test interattivi online di allenamento, possono fare le prove in balsi, eccetera. E ci sono tanti servizi che i vostri ragazzi possono fare. A maggior ragione per voi invece c'è tipo, qui c'è il preformato standard, nome, cognome, email. Ovviamente anche i vostri ragazzi devono avere un'email valida, o usano la propria se ce l'hanno, o se no, generalmente questo è un discorso che faccio più alle medie, però magari per quelli delle prime, non lo so, usano quella dei genitori o se ne creano una, comunque, insomma. Va bene? E qui c'è la differenza. Docente, studente. Lo dico prima che qualcuno intervenga, se un ragazzo provasse a registrarsi da docente non ci riesce, perché
diamo dall'ufficio noi manualmente l'autorizzazione. Nel dubbio non la diamo. Questa professoressa non l'ho mai sentita al liceo Filippo, non la registro. Poi magari la volta dopo ci ferma e mi dice: oh, ma non mi ha dato l'autorizzazione su Maisaniche. Ah, era lei, allora. Però in questo modo qui ovviamo ogni tipo di problema, anche perché poi nella sezione docente c'è la guida online, quindi con le soluzioni, programmazioni, eccetera. Va bene? Ok, facciamo finta che ci siamo registrati. Vi chiede da quest'anno per i docenti, chi l'ha già fatto è entrato in automatico. Chi non l'avesse fatto, da quest'anno c'è una novità, che la registrazione non va per materia ma per classe di concorso. Perché è stato fatto questo? E ci si può registrare fino, mi sembra, alle classi di concorso a fine, per esempio. Il problema era nato per chi insegnava storia, però allo stesso tempo insegna filosofia o insegna economia. Ci sta dei collegamenti tra l'economia e la storia, quindi si dà la possibilità al docente di poter visionare anche gli approfondimenti o gli ebook delle materie affini. Allora, qui in alto a destra si effettua il login per tutti quanti. Io adesso metto la mia da funzionario. Se avete domande intervenite, senza nessun problema. Siamo tra amici. Fino a qui ci siamo. Fino a qui è tutto visto. Tutto okay. Okay. Io cerco di essere il più chiaro possibile, perché alla 200ª volta che ripeto le stesse cose potrei anche io ovviamente dare per scontato alcuni passaggi, però voi in caso fermatevi senza nessun problema. Allora, questa è la home page di Mai Zanichelli ed è uguale per tutti. Qui vedete, no, ci sono delle stelline. Questi sono i miei libri preferiti, mettiamola così. Però se uno vuole trovare un libro specifico, o inserisce il titolo, l'autore o l'ISBN del libro cartaceo che uno ha, oppure lo cerca per la materia. Adesso ne prendiamo una a caso, prendiamo francese scolastico, così. Qui ci sono tutti i libri di francese, o meglio, le copertine. Ce ne piace uno a caso, prendiamo questo bilancio del biennio. Ok, ci piace, clicchiamo sulla stellina, automaticamente lo ritroverò poi in seguito sulla mia biblioteca. Mostra solo preferiti, eccolo qua, e questi sono i miei preferiti di francese, per esempio. Allora ritorniamo all'inglese. Queste sono le copertine, no? Il procedimento è uguale per qualsiasi materia, non è perché ho preso l'inglese o il francese. Cliccando sulla copertina si apre una finestra sotto in basso. Allora, da quest'anno, no, ormai un paio d'anni, diciamo, diamo la possibilità di vedere l'ebook interattivo in tutti i modi possibili. Ovvero, abbiamo il classico DVD-ROM, uno lo carica sul PC e è autocaricante, automaticamente dopo viene proiettato l'ebook. All'interno di ogni DVD c'è anche la cartella docente, ovvero tutti gli approfondimenti che voi trovate online o sulla guida cartacea del docente li avete anche qui, quindi programmazione, lezioni in PowerPoint, prove di verifica, soluzioni delle prove di verifica, eccetera. E questo per ogni DVD: scienze, matematica, filosofia, tutto quello che volete. Quindi questo è il metodo più rapido e tradizionale che si conosce. Se no, c'è la possibilità anche di poterlo vedere, se c'è una buona connessione, direttamente online.
Purtroppo ho provato prima, è in manutenzione adesso, ogni tanto ci mettono le mani dalla casa editrice, però ci posso riprovare. Faccio vedere il passaggio, ho cliccato su apri, infatti come lo fa vedere, automaticamente qui compariva la libreria online con il libro e quindi si poteva vedere direttamente da lì. Ve l'ho detto solamente per dovere di cronaca. Oppure c'è la terza opzione, che è quella di poter scaricare la piattaforma. Vedete qui c'è scritto scarica 1. Adesso non ve la scarico perché il PC, non so se lo dice, cioè, non è mio, quindi. Però nel senso c'è la possibilità di poterlo scaricare sul PC o sul tablet, se uno lo preferisce, o iPad, in automatico uno dà sempre l'ok e automaticamente sul desktop compare questa icona qui, basta mettere poi dopo le credenziali Mazzanichelli, cioè l'email e la password, e automaticamente voi vedete il vostro libro direttamente lì offline perché l'abbiamo scaricato, quindi non c'è più bisogno dell'ausilio di internet, quindi se quella giornata internet salta l'ebook funziona comunque, d'accordo? Ok, prima di passare agli ebook vi volevo far vedere invece lo studente cosa deve fare per attivare l'ebook. Allora adesso un secondo ed entro con l'account da studente, mettiamo appunto che lo studente si è registrato, non diamo l'ok per lo studente perché lo studente praticamente si dà automaticamente l'ok quando inserisce il codice del bollino accettato in seconda di copertina del proprio libro. C'è scritto attiva le tue risorse digitali, lo studente clicca, vedete gli indica chiaramente quale codice deve inserire, lui inserisce qui il codice, per esempio questo è 5A, 5A, non lo so, B, O e così via, lo digita tutto e poi clicca invia. In automatico comparirà la copertina del libro qui e quindi dopo il ragazzo in automatico può vedere l'ebook del libro online, può scaricarsi la piattaforma se lo richiede, può vedere le sue risorse online, ovviamente solo per la sezione studente, d'accordo? Riesco. Vorrei fare prima una panoramica e poi dopo li vediamo in dettaglio
su quello che sui siti satelliti di Mai Zanichelli. Vedete tutte queste immagini qui sotto? Sono tutti siti, mini siti collegati a Mai Zanichelli, di cui a maggior ragione voi, ma anche i vostri studenti possono accedere. Il primo, questa è una novità assoluta, sono le prove d'ingresso. I vostri studenti non ce l'hanno questo. Gli studenti partono direttamente da collezioni, che poi vediamo che cos'è. Prove d'ingresso è il sito satellite di Mai Zanichelli, dove vengono appunto fornite direttamente dalla casa editrice delle batterie di test già pronte, solo come prove d'ingresso. Ci sono ovviamente per le scuole medie, per le scuole superiori e diciamo delle materie principali, tipo io mettiamo italiano per esempio, sì, dopo vengono aggiornate nel corso del tempo. Ecco. Prova d'ingresso, qui c'è la batteria zip prova d'ingresso e poi ovviamente c'è la griglia di valutazione per poter valutare, c'è di matematica, fisica, scienze, inglese, disegno, storia dell'arte, fisica, va bene? Non è apta, è in formato zip perché ci sono, vuol dire che ci sono sicuramente parecchi file, però insomma voi quando lo scaricate ci avete la prova d'ingresso pronta. Questa è proprio da 10 giorni che c'è? No, di più? L'ho usata? E io l'ho scoperto 10 giorni fa. Ok, e questa è la prima cosa. Poi ci abbiamo le collezioni. Le collezioni, magari molti di voi già lo conoscono, ma per chi non lo conoscesse, è il mini sito dedicato ai video. Perché è nato collezioni? Collezioni è nato dall'esigenza degli ebook principalmente. Perché? Qual era il problema? Che su un ebook facevo, magari c'era un video interessante, no? E lo facevo vedere ai miei studenti. Poi magari volevo fargli vedere un altro video. Allora cosa dovevo fare? Dovevo magari uscire, prendere l'altro ebook, caricarlo, aspettare che si caricava, andare sul capitolo e mostrargli il video. Poi magari ne volevo mostrare un altro e così via. E si perdeva, tempo. Allora cosa ha fatto la Zanichelli? Ha dato la possibilità di poter creare una specie di cartella che si chiama appunto collezione, prendendo tutto il database dei video Zanichelli e non solo, nel senso, faccio uno step indietro, io nel corso del tempo ho creato diverse cartelle e io posso prendere i video sia dal database Zanichelli, quindi video che la Zanichelli mette a disposizione, oppure magari ho trovato un bel video su YouTube e posso automaticamente metterlo nella cartella. Qual è il vantaggio di questa collezione? Il vantaggio non è solo vostro, che a lezione io ho preparato la mia bella collezione di anatomia, per esempio, e faccio vedere i video di anatomia. Se create, e poi dopo lo vediamo, la classe virtuale, potete condividere con i vostri studenti la cartella che voi avete creato per loro. Quindi magari potete fargli una batteria di video da fargli vedere a casa e la volta successiva a scuola si può fare un dibattito, la lezione, una piccola verifica, un piccolo test su quello che loro hanno visto a casa, insomma, dopo uno lo usa come meglio crede, ecco. Per esempio, e si può cercare principalmente per argomento o per materia, però se io scrivo per esempio retta, cerca, in questo momento sono sul database Zanichelli, ok, qui escono tutti i video dedicati alla retta, me ne piace uno, mettiamo, non lo so, perpendicolare alla retta, vediamo se il video ci piace.